Bene, ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, Gorizia, contatto, convegno e mostra alla Fondazione Carigò di Gorizia. Via Carducci, cos'è? Una cosa veramente importante per persone cieche e per persone ipovedenti, una cosa veramente fantastica, ideata dalla grandissima Magni, col contributo dell'Unione Ciechi, la Fondazione e tantissimi personaggi. Saluto la grandissima Masao Dan, ex direttrice del Museo di Gorizia. Adesso qua abbiamo Oretti, che adesso faremo un'intervista all'assessore della cultura. Oretti, eccolo qua. Signor Oretti. Bene, oggi siamo qua alla Fondazione per un argomento veramente molto importante, lo sa, chi che vede poco veramente è una cosa. Ci può dire qualcosa? È un argomento molto interessante e importante perché riguarderà anche il simbolo della nostra città, che è il castello. Noi stiamo puntando tanto sul castello perché, oltre ad essere il simbolo, è il nostro gioiello, e come tutti i gioielli vanno portati nel migliore dei modi. Parleremo a breve qui in questo incontro di come potranno accedere al castello, di come potranno visitare il castello anche i non vedenti. E questo è importantissimo perché riuscire a dare un messaggio della nostra bellezza, della nostra città, del simbolo del capoluogo bisontino, anche per coloro che purtroppo non riescono a vedere, è un gesto importantissimo a cui tengo molto, a cui teniamo conto come amministrazione comunale, e per questo sono qui, per dire che noi siamo in campo, ci siamo, perché tutto quello che faremo per migliorare l'attrazione turistica della nostra città, anche in questo senso, noi lo faremo, siamo pronti a metterci in gioco. Benissimo, senta assessore, dico pure una cosa, e speriamo che voi come comune vi dedicate un po' anche agli avvisatori acustici dei semafori, perché io ho filmato un po' dappertutto dove che vado e vedo che dappertutto c'è, anche in Slovenia. Gorizia non c'è. Io spero che voi cosa dice? No, lei ha pienamente ragione su questo, sì. Perché sono utilissimi per tutta una serie di fasce di età e anche per fasce sensibili, anche per i bambini stessi, che perché li aiutano a volte distratti, o per le persone anziane. Perciò in questo miglioreremo sicuramente, perché si può e si deve sempre migliorare. Benissimo, un saluto a Gorizia TV, che lei non c'era. Allora io porgo i grandissimi auguri a Gorizia TV, mi scuso per quella sera ma avevo un altro impegno, quello scoperto dopo, ma ci tengo a fare gli auguri a lei, Robby, a Gorizia TV, perché siete veramente la voce della nostra città, che gira e percepisce gli umori, le sensibilità, le cose buone e meno buone di quello che può offrire Gorizia, perciò io vi dico grazie. Grazie a lei e buon lavoro. Bene, ringraziamo anche l'assessore alla cultura, qua c'è anche Irena Gulin, vicepresidente dell'Unione Cechi, e devo dire che questo, adesso metto tutto originale in TV, che andrà in onda giovedì, ci sarà un attimo di parlato. Andiamo a sentire la signora Magni. Grazie a tutti di essere qui. Prima che mi dimentico, di Italia Nostra, che ha fatto veramente tantissime cose per questo progetto. Ma, come dire, ciclisticamente parlando, un traguardo di tappa, non il traguardo di tutto il giro, che speriamo sia invece molto più lungo e che possa condurre a un traguardo veramente importante. Apre la presentazione in rappresentanza della Presidente della Fondazione, il Professor Georg Mayer, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, coordinatore del corso di laurea di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia, e mi fa piacere anche dire presidente del Club per l'UNESCO di Gorizia, quindi veramente tutta cultura e cultura di grande peso. Lo ringraziamo, perché non saremmo qui, nulla di questo progetto sarebbe stato realizzato senza l'apporto, il sostegno della Fondazione Carigò. Grazie. Buonasera a tutti, e devo dire che per me è proprio un onore e un piacere, credetemi, lo dico col cuore, rappresentare sia l'istituzione, la Fondazione Cassa di Risparmio, che naturalmente la Presidente, la dottoressa Roberta De Martin, che non è qui oggi assolutamente, non certo perché l'evento non sia di grande richiamo e interesse, ma perché impegni istituzionali l'hanno chiamata oggi a Milano e quindi mi ha delegato a rappresentarla personalmente e l'istituzione. Io comunque, quando c'è da rappresentare la Fondazione in qualsiasi evento, lo faccio con estremo piacere, per ovvio senso di appartenenza. Però vi devo dire che oggi il piacere forse è francamente anche maggiore rispetto al solito, perché ho la coscienza che abbiamo i lavori di qualcosa di estremamente importante,
Il progetto Gorizia Contatto è qualcosa che ha un valore umano, oltre che naturalmente anche scientifico, profondissimo, e quindi veramente mi allieta poter dire che la Fondazione stessa è uno degli enti che rendono possibile concretamente la realizzazione di tale progetto. È importante perché Contatto? Perché anzitutto riesce a creare un'effettiva sinergia fra moltissimi enti e istituzioni. Io leggevo naturalmente nella presentazione del progetto che è fuori dal comune vedere quanti soggetti collaborino per realizzare lo stesso. Diciamo che ci sono due capifila, che sono Italia Nostra e l'Unione Italiana Cechi nella sua componente goriziana, però questi sono i capofila. In realtà ci sono veramente molte istituzioni scolastiche, giovani, universitarie, istituzioni pubbliche, quindi è importante perché mette insieme molte energie, evidentemente molti e giustamente ci credono, e poi perché la finalità è importante, perché è uno di quei nobili tentativi di superare attraverso anche le moderne tecnologie, perché naturalmente oggi anche purtroppo per chi, lasciatemelo dire, ha avuto meno fortuna sicuramente di molti di noi, si può fare molto applicando in maniera intelligente, corretta e continua tecnologie che permettono appunto di colmare la problematica in questione, e quindi rendere maggiormente fruibile, adesso in questa fase stiamo parlando di Gorizia, in particolare di alcune realtà importanti architettoniche e storiche della città, ma naturalmente in prospettiva mi viene da pensare e immaginare anche in altre città, in altre realtà italiane e non solo italiane, rendere fruibile anche a chi ha problemi visivi ciò che è bello, ciò che è importante conoscere delle nostre città. Quindi si tratta di opera di altissimo valore e significato, e ribadisco ancora con grande, direi proprio, soddisfazione interiore che la Fondazione a tutto questo è estremamente sensibile in termini concreti, operativi. Il fatto che naturalmente oggi siamo qui non è per nulla casuale, nel senso che è il senso proprio di impegno della Fondazione stessa. Io naturalmente concludo, perché ci sono importanti relazioni che seguiranno e che ci spiegano concretamente di che cosa si tratta, io non ne ho nemmeno la vaga competenza. Vi ringrazio ancora tutti di essere qui, naturalmente, e grazie soprattutto ai promotori, agli artefici di questo importante progetto. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Sì, dobbiamo anche dire che la Fondazione Carigo ha messo a disposizione i suoi ambienti per la mostra che poi andremo ad inaugurare, quindi non solo sostiene il progetto, ma anche proprio in questa fase è stata in prima linea. Passo la parola adesso al presidente della sezione di Gorizia di Italia Nostra Onlus, il dottor Alessandro Motter. Buonasera a tutti. Quando ho assunto la carica di presidente della sezione goriziana di Italia Nostra, il progetto Gorizia Contatto era già in atto, era già programmato, si stava già muovendo i primi passi. Ho ereditato un testimone importante per Gorizia, innovativo anche per la sezione goriziana di Italia Nostra. Questo progetto era inevitabile, dovevamo continuarlo, portarlo avanti, implementarlo ulteriormente, e questa, sono qui a fissare una prima tappa, a celebrare una prima tappa importantissima, ma ne seguirà poi un'altra in un breve futuro. E quindi Gorizia Contatto non si esaurisce ora. Mi associo alle parole ascoltate precedentemente, le condivido pienamente, e aggiungo che Gorizia Contatto è e deve essere una possibilità per la città di Gorizia in tutte le sue sfaccettature. Tutti gli enti, istituzioni, privati che hanno collaborato al
possibilità, l'opportunità di appoggiare, sostenere con forza determinazione, così come Italia Nostra ha fatto in questi mesi di fatica, proprio perché è un'opportunità di crescita sociale sicuramente, ma anche un'opportunità di crescita turistica, anche economica, perché no? E soprattutto, e questo è uno degli obiettivi di Italia Nostra, cioè quello della valorizzazione, della tutela, ma anche della conoscenza del patrimonio culturale, è proprio quello di rendere fruibile e disponibile a tutti, anche a chi è meno fortunato, delle bellezze di Gorizia, perché Gorizia ha molte bellezze, non si esauriscono qui queste tappe che andremo a vedere, a toccare letteralmente, e beh, non sono le sole. Questo modello può essere replicato non soltanto a Gorizia, ma anche in altre realtà a noi limitrofe, in altre realtà cittadine. Quindi ben venga questo progetto deve essere il capofila di una serie di iniziative anche fuori dal contesto cittadino goriziano. Grazie a tutti, veramente a tutti, e grazie a chi veramente si è speso in questi mesi con sacrificio, con lavoro, con dedizione e soprattutto con tanta passione. Grazie. Adesso abbiamo il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Gorizia che porgerà il suo saluto, il signor Oscar Di Monte. Ecco, buongiorno a tutti, io sono Oscar Di Monte, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi di Gorizia, e sono contento di essere qui oggi per questo incontro, in quanto abbiamo scoperto la sensibilità che ha la fondazione nei confronti di chi non vede, e io ti devo dire che sono riconoscente per questa scelta, perché grazie a voi noi avremo la possibilità di poter toccare con mano per renderci conto praticamente con dei modellini che so che avete già preparato e fatto per altre occasioni. Ci danno la possibilità di vedere e immaginare come potrebbe essere, diciamo, la struttura alle dimensioni più grandi. E questo per noi è molto importante. Per questo noi ringraziamo la Fondazione per la sensibilità che ha nei confronti appunto delle persone competenti. Io devo dire che seguirò ancora queste grazie al presidente della sezione di Gorizia dell'Unione Ciechi. Qui abbiamo l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti rappresentata anche a livello di Consiglio regionale. Doveva essere presente il dottor Perfler, che per motivi personali non ha potuto partecipare, e siccome riveste diverse cariche, è presidente regionale dell'Unione Ciechi ed è presidente dell'Istituto Rittmeyer, abbiamo queste due anime, diciamo, le abbiamo presenti entrambe. Quindi sarà sostituito per il Consiglio regionale dalla signora Irena Gulin, che ha seguito questo progetto poi si può dire proprio dall'inizio, quindi la chiamiamo qui a prendere la parola. Mi sentite? Quando si parla di ciechi, noi personalmente siamo veramente sempre molto emozionati. Non soltanto ci manca la vista, ma ci manca anche la parola. Scusateci. Io oggi sì, vi porto i saluti del presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Insieme a lui e a tutto il Consiglio regionale voglio complimentarmi per il progetto Gorizia Contatto. L'accessibilità in generale ci sta molto a cuore,
visto che ci coinvolge personalmente, soprattutto i non vedenti. Tutta la nostra sezione di Gorizia ad oggi sono coinvolte e devono esserlo nell'attivazione di qualsiasi progetto che riguarda l'accessibilità. Personalmente seguo con l'associazione di Gorizia il progetto Gorizia Contatto, per il quale collabora un importante numero di persone, soprattutto volontari, che ci mettono tutta la passione e vi dedicano molto tempo libero. Un ringraziamento a tutti coloro che si applicano per rendere accessibili i musei e i monumenti della nostra bellissima città. Un beneficio non soltanto per i non vedenti della provincia, ma per tutto il territorio accessibile. Il turismo è importante, sempre di più. Invito le istituzioni a essere più presenti e a collaborare affinché il progetto si espanda nel miglior tempo e il più possibile. Grazie. Scusate, mi viene adesso da intervenire e dire avremo gradisca contatto, cornon contatto, grado contatto, magari, ecco, se si potesse davvero raggiungere questo tipo di traguardo. Passo adesso la parola al dottor Nicolò Finocchiaro, che è responsabile dell'ufficio promozione e progetti dell'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi. Buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia. Io porto i saluti di tutto il consiglio dell'Istituto Rittmeyer e del direttore generale. Che dire, questo progetto è veramente importante perché non solo rappresenta un qualcosa di positivo per i non vedenti, ma secondo me è un segno di cultura. È un passo in avanti che si è fatto verso una crescita culturale. Crescita culturale vuol dire anche inclusione per i non vedenti. Io sono rimasto sorpreso in maniera molto positiva quando Italia Nostra è venuta all'Istituto Rittmeyer e ci ha chiesto consulenza per costruire delle mappe tattili che poi andrete a vedere appunto nella mostra. Perché sono rimasto contento? Sono rimasto contento perché loro hanno capito che chi è competente in queste cose, permettetemi un pizzico è chi vive sulla propria pelle determinate situazioni. Quindi anche da parte loro è stata una forma di apertura e di crescita il fatto di essersi rivolti a noi. Io auspico che pro futuro queste attività prosperino, perché come dice un mio amico, il disabile vive bene in un mondo accessibile, ma nel mondo accessibile ci vive bene anche in un mondo dotato. Quindi avanti così e continuiamo a collaborare e a rendere un mondo migliore per tutti. Grazie. Approfitto di questo accenno che ha fatto il dottor Finocchiaro per ringraziare un assente, perché proprio insieme a lui, quando siamo andati a chiedere questa consulenza per le mappe tattiche, c'era anche il professor Lenas, che ci è stato davvero di grande aiuto. Non è potuto venire oggi, ma lo sentiamo vicino perché ci ha veramente sostenuto in modo prezioso. Passo la parola adesso al dottor Mario Brancati, che è presidente della consulta territoriale di Gorizia e vicepresidente regionale di coordinamento delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Grazie, io con piacere porto il saluto della consulta regionale del suo presidente Gioccano, che purtroppo si trova a Roma e mi ha delegato a essere qui presente, e logicamente con piacere da parte mia. Perché noi esprimiamo veramente un plauso a Italia Nostra, e in particolare so che l'anima di questo progetto è la professoressa Marni Pasqualetti, e l'Unione Italiana Ciechi, che sono i promotori di questo progetto molto importante. Logicamente dobbiamo anche noi ringraziare la Fondazione Cassa del Risparmio, che è sempre attenta e sensibile su tutti i progetti che riguardano il mondo della disabilità. Ecco, con il progetto Contatto per l'accessibilità delle persone disabili visivi,
per farle, rendere accessibile il patrimonio culturale e artistico della nostra città. Attraverso questo progetto si compie un importante passo in avanti verso l'inclusione delle persone con disabilità. E qui, se mi consentite una piccola riflessione, cioè, questo ci obbliga a pensare che neppure in 30 anni, come l'evoluzione della società nel riguardo della persona della disabilità si è modificata in senso estremamente positivo. Se noi andiamo indietro 30 anni, 40 anni, c'era segregazione, esclusione delle persone, quella volta si chiamavano subnormali o handicappati. Ecco, adesso, grazie alla Convenzione ONU, si parla di persone portatrici di diritti, persone che hanno stessa dignità, pari opportunità delle cosiddette persone normodotate. Ecco, quindi ormai parliamo di società inclusiva, parliamo di vita indipendente, di autonomia, di abitare in autonomia. Questo è veramente un fatto positivo di evoluzione della nostra società, per cui queste persone possono, Mattarella nell'incontro che ha fatto con il rappresentante dell'ANFAS ha detto: voi siete cittadini, perché le persone sono cittadini come tutti gli altri, questo bisogna entrare culturalmente, e quindi possono vivere una vita di qualità e degna di essere vissuta. Ecco, e grazie proprio a questo progetto, anche per dire oggi, come proprio a quest'ora, a Udine, al castello di Udine, la consulta regionale assieme ai musei civici di Udine viene presentato il progetto Musei Inclusivi, che la consulta regionale attraverso fondi Interreg europei ha dato vita, proprio per accedere alle persone disabili visive, quindi ai musei, no, della nostra regione, in particolare adesso quello di Udine. Quindi poter avere accesso ad opere esposte, condividere impressioni e informazioni in merito a raccolte museali, mostre e percorsi culturali, significa moltissimo in termini di una corretta integrazione. Attraverso la visita di un intero percorso culturale cittadino, comprendente i maggiori centri di esposizione vista come il Castello, la Sinagoga, Sant'Ignazio e altri, a Gorizia, si offre cultura a tutti, senza distinzione alcuna, agevolando chi purtroppo ancora oggi non ha pieno accesso ad ogni luogo, di conseguenza non può godere di quanto viene esposto e spiegato al pubblico. Molto resta ancora da fare in questo campo, ma ciò che oggi risulta evidente è che grazie a questi nuovi sistemi integrati che si sommano a quelli già in uso, le persone con disabilità possono vivere meglio e godere anche loro dell'offerta culturale della nostra città. Grazie. Sicuramente quello di cui diciamo siamo veramente fieri è che il nostro intervento si propone come un sistema integrato, cioè non un singolo intervento in un luogo anche interessante così, ma proprio una cosa che coinvolga la città tutta come centro di attrazione di cultura. Allora, naturalmente il comune non poteva mancare, ma non solo con una rappresentanza formale, bensì anche con una partecipazione reale al progetto, in quanto alcuni dei monumenti sono proprio di proprietà del comune, stiamo parlando del castello, della sinagoga, ma è proprio perché è tutta la città ad essere coinvolta. Quindi, in nome del sindaco, passiamo la parola all'assessore alla cultura, il Fabrizio Oretti, scusate. Buonasera a tutti, per me è veramente un piacere questa sera rappresentare l'amministrazione comunale e ho il piacere di rappresentarla sotto la mia doppia veste, sotto il mio doppio cappello, sia l'assessore alla cultura e anche allo sviluppo turistico, perché questo importantissimo progetto, per come la vedo io, per come la vediamo noi come amministrazione,
sposa entrambi i settori col piacere di ricoprire. Sicuramente un messaggio culturale perché questo progetto è importantissimo, ma è importantissimo proprio come messaggio sociale, solidale, ma perché da qui queste sono le basi per creare un'attrazione, un modo di vedere la città per tutti. E penso che nessun messaggio sia culturale più importante di questo. Da un punto di vista turistico stiamo puntando tanto sul turismo e quale migliore occasione di questa per far conoscere la nostra città veramente a tutti a 360 gradi. In tutto questo noi ci siamo in campo su questo progetto, ho già espresso la nostra veramente totale disponibilità perché dobbiamo integrare questo tipo di iniziative fondamentali. Per questo ringrazio tutti perché sono tanti gli attori messi in campo, perciò sarebbe difficile e lungo ringraziare tutti. Quello su cui dobbiamo puntare è l'aumento di questo tipo di sensibilità e di progetti, perché visitare la nostra città e aver il vanto di poter dire che tutti hanno accesso e tutti possono visitare i nostri gioielli, perché credetemi ne abbiamo veramente tanti, dobbiamo soltanto promuoverli meglio, su questo siamo un lavoro, e poterlo fare, poterlo dire per tutti quanti, penso che sia un bellissimo messaggio che come amministrazione comunale abbiamo il dovere e il diritto di poter portare avanti. Perciò ringrazio tutti e avanti tutta grazie. Ringraziamo questi interventi che ci danno coraggio, no? ci confermano ecco, nella nostra strada e adesso finalmente passiamo un po' alle cose che si sono fatte, comprese quelle che magari si vorrebbero anche ancora fare. E cominciamo proprio dal castello. Allora, per il castello, che naturalmente è un monumento imprescindibile per una visita della città, insomma un turista che arriva a Gorizia, certamente il castello insomma, è il punto di partenza. E quindi anche noi partiamo da qui, ricordiamo che c'è già da anni un percorso tattilo plantare per andare, per recarsi sul castello, quindi un inizio era già stato fatto anni fa, adesso quello che proponiamo ci verrà illustrato dall'architetto Paola Cocchelli, che è dottoranda presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, che ci spiegherà un po' come si è arrivati alla costruzione della mappa tattile, con quali forse anche difficoltà, quali ostacoli si sono superati e anche cosa ci proponiamo in futuro. Grazie. Buonasera a tutti. Mi è stato proposto di fare questo progetto per la mappa tattile in quanto mi occupo del castello per il mio dottorato di ricerca, che ha come fine la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi per l'acquisizione e la divulgazione interattiva con tecnologie digitali appunto del patrimonio architettonico della Resontina e in particolare sottoscelto il castello di Gorizia. Per prima cosa si sono studiate le mappe tattili che sono già esistenti, mappe tattili che ancora sono molto poco diffuse, per capire cosa e come doveva essere rappresentato all'interno della mappa del castello. Un'altra decisione da prendere subito è stata quella di dove porre la mappa tattile. Dopo dei sopralluoghi fatti con Italia Nostra al castello, è stato deciso di mettere la mappa tattile subito all'ingresso del portale delle mura, della cinta muraria, e di rappresentare tutta la cinta muraria e i camminamenti, gli edifici che compongono il castello, il pozzo che c'è all'interno della Corte dei Lanzi e in un secondo momento si è deciso di includere anche la meridiana che si trova all'esterno del gruppo degli edifici. Per decidere come rappresentare questi edifici si è preso in considerazione la tabella che è già all'esterno del castello, che rappresenta gli edifici con dei colori e viene descritto la loro denominazione. La mappa ha una dimensione di 40 cm x 60, è stata realizzata dall'incisoria Veicentina
rappresenta il castello e, con una leggenda, anche in caratteri braille. Si è scelto di rappresentarla con bianco con fondo blu, in modo da dare la possibilità anche agli ipovedenti di vederla meglio. La mappa la vedremo poi in anteprima giù nella mostra. Nella mostra rappresentiamo anche un po' il percorso che è stato fatto da quando abbiamo incominciato questo progetto. Si vedranno 4 mappe del castello con alcune differenze. Le differenze sono date dagli incontri che abbiamo avuto con l'Istituto Rittmeyer e con l'Istituto Cavazza di Bologna, che si occupa di non vedenti. La prima mappa rappresenta il castello con gli edifici, e gli edifici vengono rappresentati con i loro tetti. Sicuramente era di difficile lettura, quindi è stato scelto di togliere la rettinatura dei tetti e di inserire appunto le denominazioni degli edifici con dei numeri o delle lettere. L'Istituto Rittmeyer, in particolare nella persona del professor Lenatz, ha detto che è difficile comprendere la lettera, di cercare la lettera all'interno di un edificio. Quindi per questo ci ha suggerito di utilizzare una rettinatura piena, una rettinatura di diversa tipologia per ogni diverso edificio. L'ultima mappa è stata... La rettinatura è rimasta molto simile, è stata inserita appunto la spaziatura nella leggenda per inserire il carattere braille. Grazie, sono qui per ringraziare e per una breve riflessione. Ricomincerei con la riflessione, perché pensandoci, leggendo anche stamattina dagli Atti degli Apostoli, vediamo che il cristianesimo ha iniziato la sua avventura storica irritando la cultura contemporanea. Siamo tra il 49 e il 50 d.C., siamo ad Atene, è un luogo di cultura, in un contesto come quello greco in cui la visione della bellezza era essenziale, e l'Apostolo Paolo fa uno splendido discorso. Ecco, alla fine conclude, dopo il suo incontro che lui ha fatto con Cristo risorto in maniera un po' rocambolesca, insomma, e anche molto molto efficace dal punto di vista umano, visto che la sua vita cambierà veramente radicalmente. E come conclude lui il suo discorso? Certo, conclude con la proposta della risurrezione, perché tutti sentono e se ne vanno e dicono: ti sentiremo un'altra volta su questo argomento, perché è una cosa talmente fuori, assurda, che non ci interessa più. Però lui prima diagnostica l'incapacità di vedere dell'umanità intera, e dice così, dice che gli uomini alla fine cercano Dio come attentori, attastori, perché sono incapaci di vederlo direttamente nelle sue opere, ma soprattutto, poi lo dirà, perché commettono un'ingiustizia, quindi fanno soffrire gli altri, e quindi sono come gente che naviga al buio. E quindi è interessante questo, perché chi non vede, per l'Apostolo, non è chi ha gli occhi che non funzionano, ma chi commette l'ingiustizia. E poi conclude dicendo: io ho trovato Cristo che è luce, ecco. Allora, è un'altra... In modo che la mappa sia riconoscibile con il tocco del bastone. Quindi è una sezione realizzata a livello quasi del pavimento, e quindi non sono presenti tutte le finestre che la chiesa
che la Chiesa insomma, presenta. In aggiunta ho inserito tutti gli elementi che si possono trovare all'interno della Chiesa, perché una Chiesa non è fatta soltanto di muri. E quindi sono presenti gli ingombri dei banchi, sono presenti gli ingombri dei confessionali, gli altari e anche le diverse indicazioni che poi nella mappa che è stata realizzata dall'incisore a Vicentina sono specificati in leggenda con i caratteri braille. Quindi... Tagliano le foglie, eccole là, perfetto. Ecco. Salve. Bene, no? Sì. Avvocato. Robby, Gorizia TV. Ah, ciao. Ciao, ciao, come va? Tutto bene, no? Bene, bene. No, non c'è male. Cosa ti sembra di questa iniziativa? Signor architetto, cosa pensa di questa iniziativa? Non so cosa dire. Sono commosso, non so cosa dire. Queste iniziative comunque indubbiamente hanno un'importanza per quanto rappresenta le nuove tecniche della modellazione digitale, che sono completamente innovative e non riusciamo ancora a renderci conto. Una volta per fare un plastico bisognava un falegname che lavori lì 20 mesi in scala, e oggi invece si riesce con questi macchinari in tempo molto più breve, però magari non è più lo stesso fascino, ecco, del materiale naturale che si può toccare con mano. È vero questo, ha ragione, sì. Grazie mille. Mi dica qualcosa, cosa pensa di questa iniziativa per le persone che non vedono e possono toccare, vedere, sentire anche? È un'iniziativa molto, molto valida, e questa città deve essere fiera perché dà veramente la possibilità a vedenti e non vedenti di toccare, di vedere con occhi diversi, no? Ma anche a noi, a chiunque, no? voglia guardare questi momenti, perché ognuno di noi siamo tutti lì che ci troviamo, no? Vedenti e non vedenti, e catturiamo una dimensione diversa. Grazie mille.